see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata conosciamo l'ultima serie della Fiat 600, presentata nel 1965 e costruita sino al 69 per un totale di quasi 2.700.000 esemplari. Da un'utilitaria passiamo ad una regina della velocità a due ruote con la Yamaha YZ500, che nel 1990 ha vinto il moto mondiale con l'americano Wayne Rainey. Ad Auto e Moto d'Epoca la Fiera di Padova, le aziende automobilistiche hanno ricordato la loro storia esponendo i modelli più significativi del passato e l'Asia ha presentato ufficialmente l'acquisizione della collezione Bertone. A Firenze la collaborazione tra ECMEF e la Facoltà di Ingegneria ha portato le moto e il motociclismo fiorentino all'università. Al Salone di Torino del 1965, la Fiat 600 dimostra di non aver ancora esaurito il suo ruolo nel panorama automobilistico, anche se sono già passati 10 anni dalla prima uscita ufficiale e nel frattempo è diventata la vettura italiana più diffusa fino a quel momento. La conferma viene dalla presentazione di quella che sarà destinata a diventare anche l'ultima versione, ben presto identificata con il soprannome di Fanalona, per l'impiego di gruppi ottici più grandi. Sulla carta sembrerebbe un compito impossibile, o quasi, visto che nel frattempo la 600 ha perduto, grazie alla concorrenza interna in casa Fiat, il suo ruolo di reginetta incontrastata tra le utilitarie. Ad insidiarla sono arrivate la 500 e la 850. La prima le porta l'attacco, per così dire, dal basso, mentre con la nuova 850, presentata nel 1964, la Fiat sembra strizzare l'occhio a chi cerca qualcosa di più della 600, almeno in termini di immagini e di prestazioni, senza però andare su vetture che per l'epoca sembrano rivolgersi a classi socio-economiche medio-alte. A vantaggio della 600 restano le peculiarità tecnico-funzionali che ne hanno decretato il successo, ma anche la costante evoluzione a cui è andata incontro nel corso degli anni. Un processo capace di aggiornarla profondamente, senza però mai tradire i concetti che l'hanno ispirata. La versione che resta in produzione dal 1965 al 1969 rappresenta l'ultimo aggiornamento della 600D del 1964, quando la carrozzeria viene profondamente modificata con l'impiego delle portiere incernierate anteriormente. È un intervento importante, ma che non influisce sulla linea e sull'accessibilità interna. Esteticamente l'ultima 600 si differenzia da quella precedente anche per la mancanza dei profili lucidi sulle fiancate, per il fregio semplificato sul frontale, per i paracolpi in gomma sui rostri dei paraurti e per i dischi copricerchi simili a quelli dell'850. Nonostante la lunghezza esterna di soli 3,30 m, lo spazio per 4 persone è più che dignitoso e, se non fosse che questa è la portata massima consentita, assieme ad un carico di 40 kg di bagaglio, ci sarebbe posto anche per la quinta. È invece limitato lo spazio di carico nel vano anteriore, che ha l'apertura a scatto controvento. A ridurre la capacità contribuisce anche l'impiego di un nuovo serbatoio da 31 litri, in sostituzione di quello da 27. In caso di bisogno, per il trasporto di oggetti più ingombranti, si può ribaltare lo schienale del sedile posteriore, mentre in condizioni normali, lo spazio libero dietro lo schienale stesso diventa un ulteriore portabagagli. Il comfort di marcia è assicurato dall'impianto di aerazione e riscaldamento, con i deflettori orientabili, una soluzione presente sui finestrini anteriori fin dal 1960, che offrono un buon riciclo dell'aria nonostante i finestrini posteriori fissi. Le reazioni delle sospensioni offrono un valido compromesso tra la comodità per chi viaggia e la tenuta di strada. Tanto all'avantreno quanto dietro viene impiegata la soluzione a ruote indipendenti, che davanti sono integrate da una balestra trasversale con bracci triangolari superiori e ammortizzatori teleidraulici, mentre al retrotreno troviamo i bracci trasversali con due gruppi molla ammortizzatore. Le ruote sono a disco con pneumatici da 5,20x12 e i freni sono a tamburo con comando idraulico. Se per le sospensioni quest'ultima versione non presenta sostanziali novità rispetto alle soluzioni impiegate fin dall'esordio della 600, un discorso in parte simile si può fare per il motore, alloggiato posteriormente a 4 cilindri in linea con raffreddamento a liquido, accensione a spinta erogeno e alimentazione a carburatore Weber o Solex. Se l'architettura è quella iniziale, a partire dal 1960 con l'inizio della serie D,
La cilindrata cresce a 767 cm cubici. Dal 1965 non c'è più il filtro dell'olio a cartuccia, che viene sostituito da un filtro centrifugo. È una modifica che comporta anche un maggior quantitativo di lubrificante nella coppa. La trasmissione posteriore con la frizione a disco singolo e il cambio è comandato a leva centrale a 4 marce, con la seconda, la terza e la quarta sincronizzate. Non ci sono grandi variazioni neppure nelle prestazioni, con velocità massima dichiarata di 110 km all'ora e il consumo medio di circa 5,8 litri ogni 100 km. Oggi non sembrano esaltanti, ma nella seconda metà degli anni 60 sono sufficienti per ribadire il successo della 600, che nel 1969, quando finisce la produzione, può vantare un totale di 2.695.197 esemplari costruiti. Alla vigilia del Moto Mondiale del 1990, le maggiori attenzioni sono catalizzate sulla Yamaha e sul suo spiegamento di forze per tornare al vertice della 500, quella che abitualmente è conosciuta e chiamata la classe regina. Pesa la sconfitta patita l'anno precedente, quando Wayne Rainey e Christian Sarron, rispettivamente secondo e terzo in classifica finale, nulla possono contro la Honda, ma soprattutto contro Eddie Lawson, proprio il pilota che negli anni 80 diventa l'uomo bandiera della Yamaha con i 3 titoli vinti nell'84, nell'86 e nell'88. Se alla fine del 1988 suscita grande meraviglia la decisione di Lawson di lasciare la Yamaha e il team di Giacomo Agostini per la Honda gestita da Herve Kanemoto, altrettanto si verifica l'anno successivo, quando il 4 volte campione del mondo compie il passo inverso e ritorna alla Yamaha. Non è più con il team di Agostini, ma con quello gestito da Kenny Roberts, il suo ex compagno di squadra, quando dall'America nel 1983 è venuto a correre il mondiale. La moto che Lawson ritrova in squadra assieme a Rainey è piuttosto simile a quella che ha lasciato ed ha portato al vertice due anni prima, quella Yamaha YZR500OW98, che nel 1989 si è evoluta nella OWA8 e che nel 1990 è diventata la OWC1. Le sigle diverse di progetto però non devono trarre in inganno, vista la stretta rassomiglianza tecnica delle tre versioni. Tanto le moto del team Roberts quanto quelle affidate al team francese Sonauto per Sarron e Jean-Philippe Rougeat e quelle dello spagnolo Joan Garriga sono ufficiali, così come lo sono quelle che saltuariamente partecipano al mondiale con i piloti collaudatori giapponesi. A fine stagione sono state tutte ritirate, salvo qualche esemplare che è stato lasciato alle squadre in segno di riconoscenza per l'attività svolta. E quella che possiamo ammirare, grazie alla lungimiranza e alla passione del collezionista Vittorio Mondani, è la moto che la Yamaha lasciò alla squadra di Kenny Roberts, campione del mondo 1990, con Rainey. Prima ancora di smontare la carenatura, a colpire è l'andamento delle marmitte, con quelle dei due cilindri inferiori che escono sul lato destro a fianco della ruota posteriore e quelle dei due cilindri superiori che escono dal codone. E proprio l'andamento e la forma delle marmitte evidenzia l'impiego del forcellone asimmetrico a banana, come vengono subito identificate le soluzioni impiegate dalla Yamaha e degli altri costruttori. Il porcellone in lega leggera scatolata diventa così una sorta di scultura artistica e, anche se dall'aspetto ben più massiccio rispetto alle soluzioni precedenti in tubo a traliccio, non appesantisce il retrotreno. Per apprezzare completamente tutte le peculiarità tecniche, comunque, è indispensabile rimuovere la carenatura, operazione rapida e di estrema semplicità. Il telaio Delta Box a doppio travi in lega leggera non è solo bello da vedere, ma garantisce assoluta rigidità torsionale anche nei punti più stressati, ovvero nella zona del canotto di sterzo ed attacco del forcellone. Il telaio Delta Box con il motore portante e i due travi che vanno dal canotto al forcellone è una soluzione ormai più che collaudata, visto che la Yamaha lo impiega a partire dal 1983 sulla OW70. Con il passare degli anni si è andato sempre più evolvendo e su questo del 1990 l'intervento principale riguarda una maggior possibilità di variazione dell'inclinazione del canotto di sterzo. Il lavoro di costante affinamento è evidente anche nelle sospensioni. La forcella ha una tela idraulica a steli rovesciati regolabile nel precarico molla, in estensione e in compressione. Nel corso della stagione viene impiegato tanto quella costruita dalla Yamaha quanto quella della Hollings, azienda svedese specializzata nel settore che è controllata dalla Yamaha. Sullo stelo sinistro e sul trave del telaio è fissato l'ammortizzatore di sterzo. Per la sospensione posteriore ad articolazione progressiva, il gruppo molla ammortizzatore a gas con serbatoio separato è della Hollings. I cerchi sono 17 pollici in lega di magnesio a tre razze.
Come per le sospensioni, anche per i freni nel corso della stagione sono state utilizzate varie soluzioni che vanno dai dischi in ghisa Yamaha a quelli in carbonio dell'AP oppure a quella mista con freno a carbonio e uno in ghisa sempre dell'AP. Le pinze sono della Nissin a 6 pistoncini. E a proposito di freni, è doveroso ricordare che durante le prove del Gran Premio degli Stati Uniti un meccanico non ha stretto correttamente le pastiglie del freno anteriore della moto di Lawson, che quando se ne accorge, nonostante il disperato tentativo di rallentare scalando le marce, non può fare a meno di cadere e di infortunarsi gravemente, condizionando così l'intera stagione. Il costante miglioramento dei componenti lo si riscontra anche sul motore a 4 cilindri AV di 70 gradi raffreddato a liquido. L'alimentazione è affidata a 4 carburatori Mikuni, l'ammissione è lamellare e le valvole sullo scarico sono controllate elettronicamente con il sistema YPVS, Yamaha Power Valve System. L'accensione è elettronica con i pick-up fissati sul telaio. Nel corso della stagione si registra un progressivo aumento della telemetria per monitorare la temperatura ed altre funzioni indispensabili per mantenere costante l'erogazione. La frizione a dischi multipli è secco e il cambio è estraibile a 6 rapporti. La potenza non è dichiarata ufficialmente, ma non dovremmo andare troppo lontano dal vero, stimandolo intorno ai 170 cavalli. Dove la OWC1 non brilla è nel peso secco, ben più vicino ai 130 kg che non ai 115 imposti come minimo dal regolamento. Ma è un difetto di poco conto, tanto che Reni si aggiudica 7 Gran Premi e il suo primo titolo è ridato con un largo anticipo prima della chiusura del campionato. E quando gli viene chiesto un giudizio sulla sua moto, ha risposto: non è veloce quanto le altre e non è rapida negli spostamenti quanto la Suzuki, ma è ottima su ogni tipo di pista e con qualsiasi condizione meteorologica, dove la Honda non è efficace nei cambi di direzione e la Suzuki patisce il bagnato. Io penso che la YZR sia la moto migliore. E con i risultati che ho ottenuto, come dargli torto? Auto e Moto d'Epoca, alla Fiera di Padova, ha ribadito di rappresentare una delle maggiori opportunità commerciali e culturali nel panorama del collezionismo e della conservazione del patrimonio motoristico storico, e non solo in ambito nazionale. È stato anche un grande momento di incontro per gli appassionati, attratti non solo dalla presenza delle auto, dei ricambi delle moto, ma anche da tutto quanto orbita intorno a questo settore, dai convegni alla presentazione dei libri o dei personaggi che hanno contribuito alla storia della motorizzazione. Sul palcoscenico di questo grande spettacolo sono saliti i registi storici, i club di marca, gli enti, le istituzioni, le associazioni, le stesse case costruttrici che hanno valorizzato il passato per promuovere la produzione attuale. L'Alfa Romeo ha celebrato il ritorno sul mercato della Giulia esponendo 4 versioni super sportive della celebre antenata con lo stesso nome. 4 macchine dallo stesso carattere e con destinazione d'uso simile, ma ciascuna con un'immagine ben precisa. La TZ2 del 1965, che è stata costruita in soli 9 esemplari, ha la carrozzeria in vetroresina ed era destinata solo all'impiego agonistico. La Sprint speciale del 1963 non aveva velleità corsaiole, nonostante i 113 cavalli di potenza e la velocità massima di oltre 190 km all'ora. La Sprint GTA del 1965, dove la A sta per alleggerita, invece ha rappresentato un'ottima base di partenza per le elaborazioni sportive. E lo stesso discorso vale per la berlina TI Super del 1963, con motore da 113 cavalli, che esteticamente è caratterizzata dai 2 soli fari nella calandra anteriore. Di grande respiro lo stand Mercedes, che per l'occasione ha evidenziato la lunga tradizione delle versioni a tetto apribile. Perché se per la maestosa 500K del 1936, per le 2300, la S del 1955 e la D del 1958, al pari della 280 SE del 1971, è ben appropriata la definizione di grandi cabriolet realizzate prendendo spunto dalle berline equivalenti, la 190 SL del 1955 rappresenta la versione più accessibile, sia nelle prestazioni che nel prezzo, della 300 SL, la roadster più esclusiva della casa della Stella Tre Punte. Anche la Peugeot ha scelto un tema ben preciso, esponendo 3 vetture provenienti direttamente dal Museo della Casa in Francia, che hanno testimoniato la sua storia nei grandi rally ride africani. La 504 Coupé è la macchina che nel 1978 ha vinto l'East Africa Safari in Kenya con Timo Makinen ed è l'ideale erede della berlina che a partire dal 75 si impose nelle principali competizioni nel continente nero. Con la 205 T16 Grand Ride del 1988
Kankkunen ha replicato la vittoria alla Parigi-Dakar ottenuta l'anno precedente da Vatanen con una vettura simile. La Grand Ride deriva dalla 205 Turbo 16, campione del mondo rally nel 1985-86, ma che a partire dal 1987, in seguito al nuovo regolamento tecnico, non ha più potuto correre nei rally. Il terzetto è stato completato dalla 405 Turbo 16 Grand Ride, che ha fatto il suo debutto alla Dakar del 1988, quando fu protagonista di un episodio rocambolesco. Al comando, sino alla tappa di Bamako, nella notte l'auto venne rubata. Dopo essere stata ritrovata, riprese la gara, ma a causa del ritardo alla partenza venne squalificata. La 405 ha poi vinto la Parigi-Dakar dell'89 e del 90. Anche l'Audi ha puntato sui trascorsi realistici delle sue macchine, esponendo la 4, certamente il modello più famoso, campione del mondo nell'82, 83 e 84, e la successiva 204, che ha corso nell'87, ma senza riverdire gli allori della vettura che l'ha preceduta. La Porsche, attraverso la sezione Classic, ha concentrato le attenzioni su alcune versioni della 911, con la T24, che è stata presentata nel 1972, la 2.7 Targa, cioè aperta, del 1974, e la 3000 Turbo, che ha festeggiato il suo 40° anniversario. La Citroen ha puntato sulle utilitarie, non tanto per celebrare i 60 anni della DS, che sono stati ricordati con un paio di modelli esclusivi dal Camer, come vedremo in un altro servizio, quanto per evidenziare l'importanza di macchine meno blasonate ma ugualmente significative. Sono la 2 cavalli, di cui è stato esposto il solo esemplare della Soleil, realizzato nel 1982, e la Méhari. Due modelli da tenere in considerazione per i giovani, ma non solo, che si vogliono avvicinare all'affascinante mondo del collezionismo motoristico. I volti, nella maggior parte dei casi, non sono quelli delle matricole, ma anche se i fuori corso sembrerebbero tanti, fa davvero piacere vedere così tante persone gremire l'aula magna della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze. Ad attirarli non è un'improvvisa voglia di concludere un corso di studi iniziato e mai finito, o di iniziarne uno nuovo, ma quello che possiamo chiamare l'epilogo delle moto fiorentine nei 150 anni di Firenze Capitale. L'iniziativa, organizzata dal CMEF, Club Moto d'Epoca Fiorentino, che si è chiusa con il convegno allestito in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria nella sede di quest'ultima nel plesso di Santa Marta. Quello che il CMEF e l'Università, che ha avuto nel professor Giovanni Ferrara il personaggio chiave di questa collaborazione, è l'atto finale di un percorso a tappe, iniziato con un raduno che ha coinvolto gli appassionati di motorismo storico, passato poi attraverso una mostra nella stupenda Galleria degli Uffizi, rivolta agli abitanti di Firenze e ai moltissimi turisti presenti, e infine concluso all'Università, dove assieme alle moto sono stati coinvolti anche gli uomini che ne hanno progettate e costruite o che le hanno fatte conoscere e portate al successo. Ne è scaturito un discorso globale, rivolto alla città, alla cultura e a tutti gli appassionati di motorismo, che non ha lasciato indifferente neppure l'ASI. Assieme all'esposizione, che ha spaziato dalle moto piana degli anni 20 sino alle special realizzati da Arnetoli su base Aprilia 250 Gran Premio degli anni 80, passando attraverso le Ancillotti, le Gori, le Bartali, le Beta, le Bim, le Gabbiano, le Fabrizio e le Segoni, e le moto di qualche altro assemblatore minore. La folta platea presente ha potuto partecipare ad un convegno di grande spessore tecnico, storico e culturale. L'inizio istituzionale, con l'apprezzamento del Comune di Firenze e il saluto del sindaco portati dall'assessore allo sport Andrea Vannucci, quello dei vertici dell'Università con il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale Andrea Arnone e del presidente della Scuola di Ingegneria Renzo Capitani, che hanno affiancato Ferrara durante il convegno. Lo stretto legame tra le funzioni dell'Automotoclub Storico Italiano e l'opera promozionale dei club periferici è stato testimoniato dal consigliere nazionale Renzo Cardini, ritornato, anche se in ruolo diverso, nella scuola che lo aveva visto brillante studente. Assieme a loro, a dare il benvenuto, non potevano mancare l'ingegnere Francesco Poltritanucci, presidente del CMEF e un rappresentante degli studenti, esponente del MEC, il Mechanical Engineering Club. Prima di lasciare la parola ai veri protagonisti del convegno, le vicende del trasferimento della capitale d'Italia a Firenze, con i relativi risvolti socio-economici e soprattutto la storia delle aziende, dei preparatori, dei piloti e dei team manager che hanno fatto il motociclismo fiorentino,
ma anche parte di quello nazionale, è stata ottimamente illustrata da un racconto audiovisivo curato da Luca Manneschi, uno dei soci più attenti dell'importanza del messaggio culturale insito nel motorismo storico. Questo racconto è stato amplificato da testimonianze e ricordi personali quando a salire in cattedra sono stati gli autori di questa storia. Ad iniziare dall'ingegner Giuseppe Bianchi, il proprietario della Beta e figlio di Enzo Bianchi, il fondatore, assieme ad Arrigo Tosi, dell'azienda ancora in attività. Poi è stata la volta di Giancarlo Gori, che ha iniziato con la preparazione degli scooter prima di assemblare le moto con il suo nome, di Alberto Ancillotti e del fratello Piero, figli d'arte con il padre Gualtiero, famoso nel secondo dopoguerra per la riconversione civile della Harley Davidson militari. E poi, in una sorta di rivalità parallela con Gori, prima preparatore di scooter e poi assemblatore delle moto con il loro marchio, anche se Alberto Ancillotti ricorda che Ancillotti il suo motore se l'era fatto, solamente la sfortuna ci ha messo lo zampino, e la sfortuna si chiama Federazione Motociclisti Internazionale, che praticamente limitò l'anno dopo a quello in cui avevamo fatto il motore a 7 marce, perché tutti volevano le 7 marce, limitò a 6 il numero delle marce. Quindi praticamente noi ci ritrovammo con un motore assolutamente nuovo, assolutamente moderno, come si può vedere anche dalle dimensioni, che non era più utilizzabile per il 6 marce. E questa è stata la causa per cui Ancillotti non è potuto andare avanti su questa strada qui. Che poi per Ancillotti fare il proprio motore era sempre stato un sogno coltivato fin da quando abbiamo iniziato. Un chiarimento importante, a cui hanno fatto seguito le testimonianze di Fabrizio Guidotti, impegnato nel cross con le sue moto e poi a seguire le Beta, prima di approdare al reparto corse dell'Aprilia, quindi Lorenzo Segoni, che ha parlato dei famosi telai realizzati dal padre e dallo zio, a cui ha fatto eco Augusto Brettoni, pilota e tecnico che quei telai li ha usati in gara. In attesa, ma per questo non meno importante, la testimonianza di Michele Verrini, il team manager pluricampione del mondo con la Minarelli e con la Garelli e poi all'origine del debutto nel moto mondiale dell'Aprilia. Tante storie che sono emerse anche in virtù della collaborazione nata tra il CMF e l'università e, come dice il professor Ferrara, nasce intanto diversi anni fa, perché il primo evento lo abbiamo fatto nel 2007 e onestamente devo dire nasce dalla passione di Luca Manneschi, che decise di cercare di contattarmi perché c'era il desiderio da parte di CMEF di coinvolgere un'istituzione come l'università, e in particolare l'università di ingegneria, in qualcosa che potesse essere un veicolo di trasmissione della passione che loro avevano anche verso le generazioni più giovani, e chiaramente gli ingegneri rappresentano forse il punto di partenza migliore in questa direzione. Ma visto che è un metodo condiviso, sentiamo l'opinione di Luca Manneschi. Questo caso è stato facilissimo perché abbiamo trovato Giovanni Ferrara, quindi una persona che ha capito quello che era il nostro spirito. Come accennava prima lui, l'idea è stata quella di trasferire nella meccanica quelli che sono i principi della biologia, quindi dell'evoluzione, del cambiamento progressivo, dell'ambiente che condiziona determinate scoperte rispetto ad altre. E quindi questa è stata un po' la nostra arma vincente, poi tutto è venuto da sé. Complimenti alla Facoltà di Ingegneria e al CMEF. La loro collaborazione arricchisce non solo la cultura di Firenze, ma di tutta l'Italia. L'acquisizione da parte dell'ASI, Automoto Club Storico Italiano, della collezione Bertone, andata all'asta dopo il fallimento della celebre carrozzeria torinese, è stato uno dei temi di maggior risalto delle presentazioni organizzate dalla federazione stessa nell'ambito di Auto e Moto d'Epoca alla Fiera di Padova. Dopo l'introduzione da parte del presidente dell'ASI, Roberto Loi, la descrizione, anche se sommaria, di una parte delle 79 vetture della collezione è stata fatta dal collega Giuliano Silli, uno dei giornalisti, ma in questo caso sarebbe più idoneo chiamarlo studioso, più attenti e preparati sulla storia dell'auto e della motorizzazione. Nella sua esposizione, Silli ovviamente non si è potuto avvalere della presenza delle macchine, che sono ancora ospitate nei locali dello stabilimento Bertone, ma del solo ausilio di immagini trasmesse su uno schermo, riuscendo ugualmente a catalizzare l'attenzione e l'interesse dei molti appassionati, che in attesa di poterle vedere dal vero hanno voluto ugualmente conoscerne le caratteristiche. Così come dalle parole del presidente Loi conosciamo la motivazione che ha spinto l'ASI a impegnarsi in questa impresa. Semplicissimo, il nostro statuto. Noi nello statuto abbiamo come
scopo fondamentale dell'associazione è quello di conservare il patrimonio storico nazionale. La collezione Bertone è sicuramente parte integrante e importantissima del patrimonio storico nazionale motoristico, e quindi avendo avuto la disponibilità dei mezzi economici necessari per provare ad acquistare questa galleria, abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto dovesse fare un'associazione come la nostra. Questo è nato da un'iniziativa mia personale 4 anni fa, quando ho colto che stavano vendendo i veicoli della collezione, e tra l'altro purtroppo siamo arrivati in ritardo perché almeno 3 sono stati venduti, 3 dei più importanti, attraverso un ricorso fatto alla Sovrintendenza dei Beni Culturali, con ASI che ha partecipato a sostegno di questa domanda, abbiamo ottenuto che la Sovrintendenza vincolasse questi beni. Quindi questi beni devono rimanere tutti uniti nella stessa collezione e non possono essere trasferiti all'estero. Le auto dove verranno esposte? Io personalmente delle idee ce le ho e penso di averle sufficientemente chiare. Sono delle idee che coinvolgono non solo la collezione attuale, possono coinvolgere un futuro di collezione ben più ampia da parte dell'ASI e possono anche coinvolgere il futuro della sede dell'ASI. Io penso a un palazzo storicamente di valore rilevante, più che di valore rilevante economico, un palazzo del quale ho parlato con l'UNESCO e che potrebbe essere dichiarato in pochissimo tempo come patrimonio dell'umanità. E io penso che l'abbinare una collezione come quella di Bertone, eventualmente altra collezione di un costruttore importantissimo, sempre della zona di Torino, o anche soprattutto, perché questo so e ho già avuto delle richieste di collezionisti nostri che posseggono veicoli importanti e vorrebbero metterli a disposizione di ASI per far conoscere la storia anche dei loro veicoli, questo possa portare a fare un'operazione che forse non avrebbe pari al mondo, perché un'associazione privata riesca a fare certe cose, a me non risulta che ne esista un'altra come l'ASI. Quanto abbiamo appena sentito aprirebbe nuove prospettive per la conservazione del patrimonio tecnico e storico presente in Italia, contribuendo ad evitare che molte collezioni o singoli pezzi possano finire all'estero. Non resta che augurarci una soluzione rapida, magari da esempio per altre iniziative simili. Il circuito di Perugia del Trasimeno ha mantenuto fede alla formula, che ormai è diventata una sua peculiarità, almeno in ambito motociclistico, di abbinare l'escursione turistico-culturale, tipica di tutti i raduni a calendario ASI, l'Automotoclub storico italiano, con la possibilità di girare liberamente in autodromo. Questa duplice opportunità, offerta dal CAMEP, Club Automoto d'Epoca Perugino, si concretizza sin dal primo giorno. Infatti, dopo il raggruppamento di tutti i partecipanti a Perugia e l'escursione a Deruta, nella capitale della ceramica, lo spostamento successivo arriva sino al paddock dell'autodromo Borzacchini di Magione. Per chi vuole assaporare il piacere e l'emozione della pista, l'aspetta un turno di mezz'ora di prove libere. Le moto, tutte rigorosamente pre-1965, come vuole il regolamento della manifestazione, sono in postazione turistica. Ma questo non influisce sul divertimento di poter guidare senza doversi preoccupare del traffico. Alla conclusione della prima giornata mancano solo il rientro a Perugia con la cena di gala e l'eccesso del Sapiente, un gioco di cultura motociclistica ideato ormai diversi anni fa, dove il cesto o comunque una serie di prodotti per lo più enogastronomici rappresenta il premio per chi risponde esattamente al maggior numero di domande. Il mattino successivo, ancora tutti in sella per il giro turistico sino all'abbazia di Santa Maria di Val di Ponte, nei pressi di Monte Labate, nome con cui è comunemente conosciuta. Complesso monastico benedettino, che risale all'anno 1000 circa, ebbe grande importanza nella zona, finché nel 1980 venne chiuso e sconsacrato, divenendo proprietà privata. Dal 1956 è stato acquistato dalla Fondazione Gaslin di Genova e trasformato in azienda agricola, anche se sono ancora evidenti i segni del terremoto del 1984. Conclusa la visita, si riparte per il centro storico di Perugia, con arrivo e sosta in piazza 4 novembre, di fronte alla storica fontana eretta nel 1200 da Giovanni Nicola Pisano.
dove c'è il tempo per una foto di gruppo prima dei saluti finali. Su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per comunicarci le vostre iniziative ed essere sempre informati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.